Complimenti, perché dicevamo col mister, avete fatto una partita generosa oltre ogni umano confine, ma anche bella dal punto di vista tattico e tecnico. Avete combattuto, chi non avesse visto la partita, spieghiamo che il Torino poteva vincere 5-1 questa partita anziché fare 1-1. Sì, io direi pure 5-0, perché alla fine siamo stati un po' sfortunati sul gol, però capita, una decisione tra il portiere e il difensore. Però a parte quel piccolo errore, con un po' di fortuna potevamo davvero chiudere qui il discorso finale. Però non ci abbattiamo, anche perché abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, e nonostante siamo a inizio giugno, dopo una stagione intera, abbiamo corso per 90 minuti e li abbiamo tenuti nella loro metà campo tutta la partita. A livello di percezione, appunto, a Modena avevate vinto in campionato con Sassuolo, però il Sassuolo aveva giocato bene e vi aveva messo in difficoltà. Oggi assolutamente avete dominato l'avversario, quindi in prospettiva di domenica può essere davvero un buon viatico, no? Anche la vostra autostima può aumentare. No, noi non facciamo calcoli, di sicuro la prestazione di oggi ci dà fiducia e tanto morale, però a questo momento della stagione ci vuole tanto cuore e tanta voglia di avere il risultato. Appunto, testa fredda e cuore caldo, in più avete anche l'appoggio del pubblico, si vogliono almeno 5.000 tifosi del Torino a Modena, quindi sentirete il loro affetto e il loro sostegno. Come ho detto prima, l'apporto del nostro pubblico è speciale e ci darà una mano come ce l'ha data quando abbiamo vinto 3-1.